qui che nonostante il periodo particolare a causa del Covid è sempre difficile riuscire a organizzare qualcosa in presenza, ma nonostante questo insomma riusciamo ad avere mezzi anche tecnologici che ci consentiranno quantomeno di dare un po' di diffusione a questo nostro incontro. Io passerei a presentarvi le persone che hanno accolto il nostro invito. Partirei prima diciamo dalla parte accademica. Noi abbiamo voluto fare in modo che ci si potesse incontrare in questo momento in cui tanto si parla del referendum, per cui voteremo la prossima domenica e il prossimo lunedì, e appunto di incontrarci e fare in modo che le varie ragioni del sì e del no potessero in qualche modo essere messe sullo stesso tavolo, anche a confronto con una posizione un pochino più equilibrata, chiamiamola così. La parte politica sapete che molto spesso vive gli eccessi, quindi l'equilibrio non è proprio diciamo una prerogativa del dibattito politico. Quindi dicevo, io partirei dalla presentazione del professor Paolo Mezzanotte, professore di diritto pubblico all'Università di Roma Sapienza, anche in facoltà scienze politiche. Poi con il dottor Alessandro Gigliotti, il dottore appunto ricercatore di diritto costituzionale. E poi la padrona di casa, sono Maria Cristina Ariano, sono consigliera del Municipio VII in questa consigliatura appunto dal 2016. Ma questo è perché voglio introdurre anche i miei due deputati che abbiamo qui, Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle Camera, Andrea Colletti, Movimento 5 Stelle sempre Camera, poi abbiamo Stefano Fassina e Leo, e abbiamo qui Riccardo Maggi, più Europa, Radicali. Dicevamo, io introdurrei il dibattito in primis con quello che è diciamo, la parte principale di questo dibattito, cioè realmente ci potreste chiarire che cos'è un referendum costituzionale e perché ci troviamo a dover votare in questa occasione? Partire magari prima dalla parte dal professore, grazie. Innanzitutto ringrazio Maria Cristina per l'invito e saluto tutti i presenti quest'oggi e naturalmente gli interlocutori. Dunque, il referendum costituzionale, perché noi siamo chiamati a votare un referendum costituzionale su una riforma costituzionale? Molto brevemente, il procedimento di revisione della Costituzione, cioè per emendare, cambiare articoli, uno o più articoli della Costituzione, è un procedimento che si dice aggravato, e cioè è un procedimento più complesso del procedimento per approvare con cui le due Camere approvano una legge ordinaria. Questo perché? Perché si tratta appunto di cambiare la Costituzione e quindi bisogna garantire tempi e tempi di riflessione e maggioranze adeguate perché ci sia un adeguato dibattito e per garantire anche, nella misura del possibile, come ora vi dirò, le minoranze. In particolar modo rispetto al procedimento di approvazione di una legge ordinaria di cui Camera e Senato devono esprimersi sul medesimo testo di legge, qui ci sono due deliberazioni per ogni Camera, almeno. Quindi Camera-Senato, a distanza di non meno di 3 mesi l'una dall'altra. Nella seconda deliberazione bisogna almeno raggiungere la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto, quindi della maggioranza assoluta. D'accordo? Se addirittura si raggiunge, se la revisione costituzionale è approvata con la maggioranza di 2/3, non si praticamente il disegno di legge costituzionale si considera approvato e può essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
d'accordo? Ed entra in vigore. Altrimenti, quindi due terzi è una maggioranza molto ampia, quindi c'è una presunzione di una molto forte rappresentatività della maggioranza della riforma costituzionale, d'accordo? Ma in maniera tale da coprire anche un bel pezzo delle minoranze. Invece, se non viene raggiunta questa maggioranza, è comunque prescritta una maggioranza di cui vi dicevo poc'anzi, del 50% più uno dei componenti della Camera, cioè la maggioranza cosiddetta assoluta, in ambedue le Camere. In questo caso però è una maggioranza che garantisce meno, va bene? Ed è per questo che la revisione costituzionale non entra in questo caso in vigore de plano, ma determinate minoranze possono, entro un congruo termine, presentare una richiesta di referendum costituzionale. Queste determinate minoranze sono un quinto dei membri di una delle due Camere, come di fatto è avvenuto in questo caso, 500.000 elettori o anche 5 consigli regionali. Quindi il referendum costituzionale, per entrare proprio nel cuore della questione e per poi lasciare la parola agli altri interlocutori, è diverso dal referendum abrogativo che noi conosciamo in maniera, no, che conosciamo per essere stati chiamati a votare magari un po' più spesso che non per una riforma costituzionale. Perché? Perché nasce, almeno l'intento originario del Costituente era quello di garantire le minoranze politiche quando in sede di approvazione parlamentare non si fosse raggiunta la maggioranza dei due terzi, una maggioranza talmente ampia appunto da generare una grande presunzione di rappresentatività e di consenso della revisione costituzionale, tale da non rendere neanche necessaria il referendum. Quindi, ed è anche per questo motivo, per questa originaria ratio di garanzia delle minoranze, che non è previsto un quorum di partecipazione alle urne. Mentre il referendum dell'articolo 75, cioè il referendum abrogativo di legge ordinaria, non va a vuoto, scusate l'espressione, poco tecnica, se non partecipa il 50% più uno degli aventi diritto, cioè del corpo elettorale, anche una piccola minoranza, anche la partecipazione di una piccola minoranza fa sì che il referendum costituzionale sia valido. Chiaramente poi, quindi, dico a tutti, la partecipazione conta, no? Conta non solo per arrivare al quorum, ma perché il quorum non c'è, il quorum costitutivo non c'è. Per finire, e cedo la parola ad altri, chiaramente una cosa è l'intenzione del nostro costituente repubblicano del 46-48. Un'altra è poi l'utilizzo che è stato fatto del referendum costituzionale. Perché? Perché il referendum costituzionale, le poche volte che è stato usato, è stato quantomeno anche utilizzato, o si è tentato di utilizzare il referendum costituzionale per dare da parte delle maggioranze che avevano approvato la riforma, proprio per tentare di dare una più vigorosa legittimazione popolare alla riforma costituzionale stessa. E quindi, diciamo, c'è stata quella che con linguaggio giuridichese si chiama un'eterogenesi dei fini dell'istituto del referendum costituzionale, e per garantire le minoranze e per legittimare eventualmente la decisione di revisione costituzionale. Vi ringrazio. Grazie tantissime. Dunque, io inizierei entrare nel vivo di quella che è appunto la motivazione che ci ha portato qui. Per cui inizierei a chiedere direttamente a Stefano Passina, che è comunque l'autore delle ragioni del sì,
In realtà, se ci può un po' spiegare, invece a livello politico, perché cosa potrebbe cambiare con questo referendum? Sono sicuri che non è, credo che c'è la paternità. Ah, perfetto, cavaliere, avevamo dei problemi di tempistiche, ma ci siamo, diciamo, riaccordati. Perfetto, va bene. E allora cedo la parola a Vittoria Bambino, Movimento 5 Stelle. Grazie mille Cristina, grazie a tutti per essere qui, grazie al professore per aver introdotto il tema dal punto di vista più tecnico, insomma, del dettato costituzionale che ci racconta il motivo per cui siamo qui e per cui domenica e lunedì saremo chiamati alle urne. Dal punto di vista tecnico l'ha spiegato il professore, dal punto di vista politico cerco di mantenere l'equilibrio che non è proprio la politica era. Però anche un po' per deformazione professionale e per rispetto della Costituzione sono portata ad evitare quando si parla di Costituzione di essere troppo squilibrata in politica. Però i fatti ci dicono che nonostante nell'ultima deliberazione è vero, nelle ultime due non ha raggiunto i due terzi l'approvazione della riforma, perché al Senato è stato approvato con una minore partecipazione, diciamo, però alla Camera il testo è stato approvato con il 97,2% dei partecipanti, quindi tutto l'arco parlamentare, diciamo, a livello partitico ha votato favorevolmente alla riforma del taglio dei parlamentari, se non che, come la Costituzione prevede, un quinto di una Camera, quindi 71 senatori, hanno richiesto l'inizio del referendum. E giustamente si celebrerà. E questo mi consente di introdurre il discorso del metodo che noi abbiamo scelto per fare le riforme. La riforma costituzionale che andremo, spero, a confermare domenica e lunedì non è l'unica che il Movimento 5 Stelle ha proposto, ma è l'unica che ha registrato una convergenza tale per poter essere approvata, per cui insomma è l'unica di cui oggi discutiamo, ma ce n'è anche un'altra che per il Movimento 5 Stelle è importante e che spero si voglia proseguire il dibattito con le forze che sostengono la maggioranza, che è quello del rafforzamento di un istituto già previsto all'interno della Costituzione, che è l'iniziativa legislativa popolare. E quindi l'introduzione di un istituto che non esiste nell'ordinamento, che è il cosiddetto referendum propositivo. In questo modo noi volevamo, cioè il nostro disegno era quello, la nostra intenzione era quello di bilanciare la democrazia rappresentativa con la democrazia partecipativa, quindi consentire ai cittadini in qualche modo di avere voce all'interno dell'istituzione parlamentare e rafforzare lo strumento che è quello dell'iniziativa legislativa popolare, che al momento esiste ma è in realtà poco utilizzato, perché sono una percentuale molto minima le leggi che vengono discusse in Parlamento e ancora minore quelle che poi giungono all'approvazione. Questo per farvi un po' di storia. Perché so già che i detrattori della riforma diranno che noi siamo partiti dal taglio, che è la cosa più inutile, che in realtà non siamo partiti dal taglio e peraltro il taglio non è nemmeno inutile. Non è inutile perché il dibattito politico, istituzionale e pubblico dopo sulla necessità di una riduzione dei parlamentari non se l'ha inventato il Movimento 5 Stelle, ma per la prima volta si discusse della necessità di ridurre il numero dei parlamentari proposti il 4 settembre del 1946 in Assemblea Costituente, quando il relatore, nonché vicepresidente dell'Assemblea Conti, sposò, diciamo, una linea diversa rispetto a quella proposta, ossia quella di ridurre il numero dei parlamentari prospettato. Perché? Perché avendo uno sguardo, quello che era lo sguardo dei nostri costituenti,
di prospettiva più a lungo periodo rispetto anche al disegno che si stava delineando della futura Costituzione della Repubblica Italiana, si stava andando verso uno Stato decentrato, verso uno Stato più autonomista, non più accentratore, dove gli affari locali sarebbero stati poi demandati alle regioni, che avrebbero condiviso con lo Stato la potestà legislativa, come infatti è tuttora, soprattutto a seguito della modifica del titolo quinto della Costituzione. I costituenti forse non immaginavano che ci sarebbe stato un Parlamento europeo che avrebbe anch'esso poi condiviso insieme allo Stato la potestà legislativa, però proprio per questo loro propendevano per un minor numero di parlamentari. E quali erano le argomentazioni a favore di una riduzione del numero di parlamentari? Argomentazioni dei padri costituenti, che poi venivano ovviamente osteggiati da altri illustri costituenti che avevano un'opinione contrapposta. Ma un miglioramento della tecnica legislativa, una migliore efficienza dei lavori parlamentari, un maggiore sguardo dell'istituzione alta che doveva essere il Parlamento rispetto agli affari da gestire e una maggiore autorevolezza dei membri del Parlamento. Addirittura facevano il paragone con la moneta, con il conio: più parlamentari abbiamo e più, come nella nostra moneta, se ne perde il valore, più ne mettiamo e più ne perde il valore. Queste erano le argomentazioni. Poi i costituenti decisero di non scegliere, quindi stabilirono un rapporto che effettivamente era più alto rispetto a quello che stiamo proponendo adesso, e poi nel 1963 si fissò il numero dei deputati e dei senatori, che è quello che conosciamo oggi. Però dal 1963 ad oggi quanti anni sono passati? 60. Quasi 60 anni. In 60 anni sono cambiate tante cose, si sono state istituite le regioni, abbiamo ora un parlamento dei parlamentari europei, è cambiata la comunicazione, la telecomunicazione, c'è stato l'avvento del digitale che ha cambiato radicalmente non solo il modo di fare politica, ma il modo di vivere, il modo di comunicare, il collegamento in questo caso tra istituzioni, tra parlamentari e cittadini, che adesso possono più facilmente comunicare, entrare in contatto, l'istituzione può raccogliere più facilmente le istanze che vengono dal basso, ma anche l'evoluzione dei trasporti, banalmente, che consente un migliore collegamento tra i territori. Ecco, per tutte queste ragioni, unitamente anche a una comparazione con i paesi più vicini e anche più lontani di noi, soprattutto i paesi europei, e anche partendo dall'osservazione della realtà, dell'effettivo funzionamento delle Camere attualmente, prendendo spunto dai precedenti tentativi di riforma e dal precedente numero fissato dai precedenti colleghi dei partiti, insomma, che avevano provato a introdurre questa riduzione, siamo divenuti a questo disegno di legge costituzionale, che ha avuto un percorso parlamentare anche molto breve, devo dire, perché in meno di 2 anni, da 2 anni e mezzo è stato eletto un nuovo Parlamento, e noi dopo 2 anni e mezzo ci stiamo celebrando il referendum con l'interruzione, con il Covid e tutto, quindi in 2 anni noi abbiamo approvato un disegno di legge costituzionale. Questo è il motivo per cui ci siamo determinati a fare questa scelta. Noi riteniamo che un Parlamento meno pletorico, un Parlamento meno affollato, delle commissioni meno affollate, e soprattutto si spera con la riforma, o conclusa con la riforma dei regolamenti, che rendano i procedimenti anche meno vetusti, meno obsoleti, meno meccanici, ne possa guadagnare l'efficienza del Parlamento e la capacità di dare delle risposte immediate alle istanze che arrivano dai territori, che poi questo è il fulcro del funzionamento delle istituzioni, cioè le istituzioni funzionano perché devono rappresentare i cittadini e dare risposte. Grazie Vittoria. Dunque sì, avevo inizialmente promesso che non ci sarebbero stati interventi di più di 2 minuti, ma non avevo detto a lei. No, io non ho detto, mi mancava una delle pagine, non è partigianeria, ma con noi, insomma, un po' di discriminazione di genere, scusatemi. Dunque, io passerei adesso a questo punto la parola a chi invece parla del Movimento 5 Stelle, però ci parlerà del nome di quelle che possono essere. Andrea.
Grazie. Allora, partiamo da un punto, quello del metodo. Questa io non la chiamo una riforma costituzionale, piuttosto dovrei chiamare una modifica costituzionale, perché una riforma dal mio punto di vista dovrebbe avere una importanza maggiore dell'idea che si dà della nostra Costituzione e soprattutto delle nostre istituzioni. Quella di Renzi era una riforma, che ho versato per altri motivi, ma era una riforma. Qui in realtà è un taglio netto del 36% della rappresentanza popolare che si esprime all'interno delle Camere. Che questa modifica sia errata lo dicono gli stessi promotori, perché dicono che sono necessari dei correttivi costituzionali e anche sulla legge elettorale. L'ha detto il PD sulla legge elettorale, l'ha detto il Movimento 5 Stelle sui correttivi costituzionali. Quindi io personalmente, da giurista, che dico, ma se io devo votare una cosa che dopo ha bisogno dei correttivi, magari non ce li avrà i correttivi, perché non è detto cosa succede il giorno dopo del referendum, io mi dispiace, questa cosa non la voto. Voto una riforma costituzionale che non ha bisogno teoricamente di correttivi. E questo è un primo punto. Sulla Costituente è interessante, sarebbe da farci davvero uno studio, perché lì in Costituente c'erano, diciamo, due visioni. Una era la visione monocameralista da parte della sinistra, PC, comunisti e socialisti, e l'altra la visione liberale della Democrazia Cristiana di rendere il Senato quella che era la Camera delle Corporazioni, dei facili delle corporazioni, un Senato delle corporazioni, quindi persone che non sarebbero state elette dal popolo direttamente, ma da comitati di interesse, diciamo così. Già questo, da una parte la DC non voleva il monocameralismo perché aveva paura dell'intento rivoluzionario della sinistra, dall'altra la sinistra non voleva la Camera delle Corporazioni perché aveva un ricordo vago, ma abbastanza preciso in realtà, dell'epoca fascista. Quindi in realtà coloro che propugnavano una riduzione della rappresentanza era perché volevano dei rappresentanti non eletti direttamente dal popolo che potessero incidere nelle decisioni legislative. E quindi questa è la motivazione. Sull'obiettivo, io sono un monocameralista convinto, questo lo dico come anticipo, in realtà l'obiettivo, la diminuzione di questa rappresentanza, di questo taglio lasciando il bicameralismo, perfetto, che è uno dei gravi errori, in realtà significa allontanare il deputato e il senatore dal territorio, renderlo molto più vicino alla segreteria di partito, e con il fatto che si andrà a votare una riforma elettorale per cui i deputati e i senatori non saranno più scelti, non saranno neanche scelti con le preferenze, ma direttamente con l'insieme bloccato, perché è stata votata un testo base dell'insieme bloccato, noi avremo parlamentari scelti dalle segreterie di partito che creeranno una oligarchia e che faranno quello che gli verrà comandato dalle segreterie di partito. Ancora peggio di adesso e di come era in passato. Aggraveremo un problema parlamentare, il Parlamento che conta davvero poco rispetto al governo, e ricordiamo, il governo non è eletto per costituzione, il Parlamento è eletto, lo andremo ad aggravare ancora di più, ed è per questo che io propongo il nome, dice, allora fermiamoci, riflettiamo su cosa vogliamo essere, perché io ve lo dico, la prossima modifica sarà rendere il Senato un organo di secondo livello, magari come voleva Renzi o come il Bundesrat tedesco, per cui sarà eletto direttamente dalle giunte regionali oppure dai consigli regionali. Grazie. E adesso Stefano Passina. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Ovviamente è una questione molto articolata, ho ragioni, ritengo solide, di merito per il sì, è stata la mia posizione dopo, diciamo, a circa metà dello scorso mandato, il primo mandato elettorale è stato la scorsa legislatura, e a metà del primo mandato mi sono reso conto che il numero di deputati era eccessivo, e che per lavorare bene e per dare alle commissioni anche una funzione legislativa, oggi come sapete le commissioni parlamentari non hanno la funzione legislativa in genere, si legifica nell'aula. Ma ora io non voglio entrare nel merito di questo punto, dico soltanto che ho sempre avversato la retorica anticasta e antiparlamentare che ha condotto a diciamo, dare visibilità, popolarità
a questo referendum, non è mai stata la mia e confesso che neanche considero i partiti in mano assoluto. Il problema è farli funzionare i partiti, perché i partiti, come prevede la nostra Costituzione, sono strumenti di partecipazione democratica e quando non ci sono vuol dire che c'è qualcuno che in modo non evidente fa quello che non vorremmo facessero i partiti. Ma io voglio qua sottolineare un altro punto che è totalmente assente dal dibattito e lo dico in riferimento a chi nella maggioranza ha votato sì e adesso diciamo, ha legittimamente cambiato posizione. Nel punto 10 del programma di governo che ha definito l'accordo che poi ci ha portato alla fiducia al governo Conte era previsto l'approvazione del referendum. In prima lettura alla Camera io votai no, ma non per ragioni di merito, ma perché appunto mancavano una serie di condizioni a mio avviso fondamentali, mentre erano presenti in prima lettura altre modifiche costituzionali che io ho apprezzato radicalmente. La proposta di referendum propositivo che è arrivata in aula, poi è stata modificata, per quanto mi riguarda quella proposta era assolutamente negativa perché non integrava la partecipazione, la democrazia indiretta con la democrazia indiretta, ma contrapponeva la democrazia diretta alla democrazia rappresentativa. Quella proposta è venuta meno, non ha fatto più parte del programma elettorale. Questo lo dico a chi a sinistra, siccome diciamo a sinistra sono molto critici, alcuni di noi ricevono quotidianamente insulti per la posizione che hanno preso, perché appunto sembrerebbe che abbiamo svenduto la Costituzione per fare accordo al governo. In quel rapporto, in quel dialogo, è venuto meno un punto che allora era passato in prima lettura, non era solo un'ipotesi. Come è venuto meno un altro pezzo molto rilevante, che era il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che anche là non toccava nessun articolo della Costituzione, ma la negava radicalmente, per quanto mi riguarda metteva fine all'unità sostanziale della Repubblica. Quindi per queste ragioni che sono state riflesse nel punto 10 dell'accordo di programma, dopo aver votato la fiducia al governo Conte, in seconda lettura alla Camera ho cambiato il voto insieme al Partito Democratico e agli altri colleghi di Beruguali e ho votato a favore del taglio dei parlamentari, che non è appunto una riforma costituzionale, non c'entra niente con la revisione, con la portata della revisione del 2016, non c'entra niente con la portata della revisione del 2006, non c'entra niente neanche con la portata della revisione del 2001, il famigerato e ahimè infausto revisione del titolo quinto della Costituzione. È un intervento puntuale che non risolve i problemi, poi se ho l'opportunità di intervenire proverò a dire che non risolve i problemi di rappresentanza, che a mio avviso sono sostanzialmente problemi di efficacia della politica, problemi di potere della politica, non di numero dei parlamentari. Sulla legge elettorale noi insisteremo perché vi siano le preferenze e credo che sia ragionevole costruire una maggioranza prima in commissione e poi in aula che introduce le preferenze. Il 25 è previsto arrivare in aula la proposta di legge Fornaro, primo firmatario Fornaro e altri capigruppo per cambiare la base elettorale del Senato e fare in modo che tutti i cittadini abbiano uno stesso, come dire, uno stesso peso in termini elettorali quando vanno a eleggere i senatori.
Quel testo riduce anche i delegati regionali e ristabilisce la proporzione fra membri del Parlamento e delegati regionali ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi credo, e chiudo, che un sì oggi da parte del sottoscritto e da parte di coloro che ritengono fondamentale altre, le altre condizioni che ho provato rapidamente a dire insieme alla revisione dei regolamenti parlamentari sia utile ai fini di esigere l'intero pacchetto. Se oggi io per primo, che ho sottoscritto quell'accordo di programma per il governo, cambiassi posizione, credo che martedì mattina sarei meno titolato, qualunque sia l'esito del referendum, ad andare dai colleghi delle altre forze politiche che compongono la maggioranza a esigere il rispetto degli altri punti, legge elettorale, revisione della base elettorale del Senato, regolamenti parlamentari se dovesse vincere. Quindi per quanto mi riguarda è un tentativo di tenere un punto di coerenza politica e di portare avanti un programma al quale tengo, perché c'è anche un punto più strettamente politico e chiudo. È evidente che c'è molto strumentale del no, non da coloro che stanno in questo tavolo, che sono persone serie e che hanno una linea che io rispetto, ma c'è un larghissimo pezzo di quelli che per 30 anni hanno massacrato la politica in nome della casta, dei ladri, e oggi si scoprono improvvisamente paladini del numero dei parlamentari, è sospetto. C'è un obiettivo politico che è colpire il segretario del Partito Democratico, colpire il Presidente del Consiglio e arrivare a una normalizzazione, a un bel governo tecnico che diciamo, evita di revocare le concessioni a Atlanta, evita tutta una serie di provvedimenti che evidentemente cominciano a dare fastidio. Però ho tenuto questo elemento sullo sfondo perché quando si parla di Costituzione ovviamente il merito è prioritario e prevalente. Grazie. Grazie a voi per aver organizzato questa occasione di confronto. Gli interventi che mi hanno preceduto mi hanno offerto degli stimoli su cui, diversi stimoli su cui vorrei dire qualcosa, però parto dal giudizio sintetico sugli obiettivi che sono stati posti alla base della riduzione del numero dei parlamentari da parte di chi l'ha promossa. Da quello noi dovremmo partire. Gli obiettivi sono due. Nella relazione illustrativa che accompagnava il testo di revisione, appunto, il primo è quello di semplificare, snellire, velocizzare il procedimento legislativo. Ora, io contesto il fatto che noi oggi abbiamo un problema di lentezza, pesantezza, farraginosità del procedimento legislativo. Vi faccio un esempio un po' provocatorio, che però per rendervi l'idea di qual è l'effettiva condizione del Parlamento. La settimana scorsa è arrivato all'esame della Camera dei Deputati un decreto semplificazione. L'esame è iniziato in commissione il lunedì, il giovedì, attenzione, il decreto arrivava con la fiducia messa al Senato, quindi in seconda lettura, esatto, è iniziato l'esame in commissione il lunedì, la fiducia alla Camera è stata votata il giovedì. Io penso che più rapidi di così, scusate la battuta e la provocazione, si scompare. Esiste oggi un problema di rapidità anche quando si tratti non di conversioni di decreti, ormai sono quasi unicamente decreti la produzione normativa nel nostro paese, quasi sempre la fiducia è almeno in un ramo del Parlamento, quasi sempre ormai è in entrambi, e questa cosa non riguarda solo questa fase di emergenza sanitaria, è un dato strutturale del sistema che noi possiamo osservare. Allora il problema che noi abbiamo, se vogliamo rivitalizzare un sistema di tipo parlamentare, cioè che mette al centro dell'ordinamento il Parlamento, in cui si esprime, risiede, è rappresentata la sovranità e la volontà popolare, e in cui alcune funzioni fondamentali, l'atto di indirizzo al governo, la fiducia,
e il controllo che viene fatto sull'azione di governo effettivamente ci siano e l'attività legislativa anche parlamentare non sia completamente azzerata, io credo che noi dobbiamo andare in una direzione opposta, cioè dobbiamo inventarci qualcosa che non vada, come è questo taglio, a sancire di rilevanza del Parlamento, perché questo di fatto sarebbe, e a mortificare la rappresentanza, e dico rapidamente perché. Una breve parentesi la voglio fare sull'altro, prima sull'altro elemento, quello dei risparmi. Allora, per me è proprio qualcosa che deve essere collocato su un altro piano di discussione, e per fortuna vedo che ultimamente, negli ultimi giorni, diversi esponenti del sì cominciano a dire no, quello non è un argomento, però quello che era nella relazione illustrativa iniziale, cioè quello del risparmio dei costi. L'ultimo bilancio approvato dalla Camera all'inizio di agosto ha portato a un risparmio di 80 milioni di euro rispetto all'anno precedente nel bilancio della Camera, senza tagliare la rappresentanza, senza tagliare il numero dei rappresentanti dei cittadini. E l'anno precedente si era fatto un risparmio un po' più basso, un po' più contenuto, ma comunque significativo. Quindi se si vuole risparmiare lo si può fare agendo con iniziative che portano efficienza sulle spese dei vari capitoli di spesa della Camera, lo si può fare senza tagliare i parlamentari, lo si deve fare e lo si sta già facendo. Quindi è proprio un discorso che andrebbe portato fuori, è un discorso, come dire, è un insulto, io ritengo, è una presa in giro, contiene una presa in giro, perché è evidente che ti prendi per strada e chiedi a qualcuno, lei vuole risparmiare, certo, 50 milioni, 60, 70, ancora di più, però credo che sia qualcosa di squallido da immettere in un dibattito di questo tipo, per non parlare poi dell'entità, che sarebbe comunque minima, ma non dovremmo neanche entrare nell'entità. La questione della rappresentanza, rapidamente, è questione importante. Quando si dice no, la riduzione del numero dei parlamentari non incide sulla rappresentanza, ma questo è un fatto tecnico che incida. Il dibattito sulla Costituente, che si ricorda, la Costituente che si ricordava prima, certo c'era già chi poneva questioni, ma alla fine si decise di stabilire il numero dei deputati e dei senatori non con un numero fisso, ma con un rapporto. Fino al 1963 il rapporto era di un deputato ogni 80.000 abitanti e di un senatore ogni 200.000. Nel 63, essendoci stato un aumento demografico considerevole, e quindi ovviamente il plenum dell'assemblea andava crescendo tendenzialmente, diciamo, molto, e si decise di stabilire un numero fisso che comunque più o meno manteneva quel rapporto che era stato deciso. Noi oggi andando ad approvare questa riduzione avremmo un rapporto peggiore in Europa, e quando da parte del sì, anticipo la contestazione, si dice che non è così, è perché si considera, no, o meglio, non si considera la caratteristica specifica del nostro sistema, che è quella del bicameralismo paritario, cioè siamo l'unico sistema ad avere due camere elettive che fanno esattamente la stessa cosa. È ovvio che se tu vuoi mantenere due camere elettive che fanno esattamente la stessa cosa, dovrai prevedere che ci sia un numero maggiore di rappresentanti eletti. Quando si affianca l'idea dei correttivi, della necessità di correttivi, lo si fa perché, ad esempio, in termini di rappresentanza si penalizzano alcuni territori. Noi avremo alcune regioni, in particolare le più piccole, le meno popolose, che avranno delle difficoltà ad avere dei propri rappresentanti. E quando si corre ai ripari con un correttivo dicendo il Senato non sarà più eletto su base regionale, ma immaginiamo delle circoscrizioni pluriregionali, è un escamotage, perché se noi attacchiamo la Basilicata alla Puglia o l'Abruzzo, eccetera, avremo delle circoscrizioni più ampie, ma avremo comunque all'interno di quelle circoscrizioni molto probabilmente uno svantaggio per quelle aree che sono le meno popolose ad avere ad esprimere dei propri rappresentanti. Quindi, come dire, la questione dei correttivi è un modo che insegue, a mio avviso, una riforma sbagliata con dei correttivi che rischiano di essere ancora sbagliati. Non mi dilungo ancora, ma altre cose che dico. Grazie. Grazie, ce ne sarebbe una cosa da dire, ma visto che comunque uno dei
dei più diffusi dubbi, o comunque uno degli argomenti più discutibili dalle persone è proprio quello, cioè, ma realmente si risparmia oppure. Ma io vi dico, vi ricordo un commento che ho trovato più volte in vari post, sia di sostenitori di sì che del no. Ma posso pagare quelli attuali come se fossero di meno? Cioè, come se fossero 345 in meno? In realtà, tecnicamente, si sarebbe potuto fare lo chiamo al tecnico, così almeno Alessandro Gigliotti. Siamo lì. Siamo qua, siamo qua, siamo qua, torniamo qua. Buonasera a tutti e grazie Cristina per questo, per questa bella iniziativa, grazie a tutti voi. Sul tema dei risparmi, sinteticamente, io farei due considerazioni. La prima è su quale sia l'impatto dal punto di vista meramente economico di questa riduzione. Forse è più opportuno parlare di riduzione del numero dei parlamentari e non di taglio dei parlamentari. Perché taglio dei parlamentari, forse dal punto di vista giornalistico, è un'espressione molto, molto facile da utilizzare, facile anche da veicolare, ma dà l'impressione di essere una terminologia un po' troppo contabile, rimanda ai tagli lineari. Quando si dice bisogna risparmiare, si taglia in maniera lineare ogni ministero meno del 10%, quindi un taglio lineare per definizione è un taglio che non va a definire cosa è bene e cosa non è bene tagliare, ma taglia a prescindere. Quindi parliamo forse meglio di riduzione del numero dei parlamentari. Prima considerazione, qual è l'impatto? Seconda considerazione, si può risparmiare in altro modo? Vediamo dal punto di vista puramente tecnico. Dal punto di vista dell'impatto di questa riforma, se noi consideriamo lo studio fatto dall'Osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli, si registra un risparmio calcolato sulla base di 57 milioni di euro annui. Ci sono stime un po' più alte, stime un po' diverse, ma diciamo che questa è una stima abbastanza attendibile, siamo sui 60 milioni, da cui si dice un euro a cittadino, un caffè a cittadino, perché più o meno il prezzo del caffè è quello. Ora, se ragioniamo su 60 milioni, consideriamo che la spesa pubblica, se parliamo appunto di quanto impatta una riforma di questo genere sui costi della politica e più in generale sulla spesa pubblica, attualmente oscilla tra gli 800 e gli 850 circa, approssimativamente miliardi all'anno. Quindi pensate quanto possa impattare un risparmio di 57, 60, 70 milioni annui su una spesa pubblica di 800-850 miliardi all'anno. Si dice lo 0,007 della spesa pubblica. Io, guardando qualche dato sufficientemente aggiornato, non sono riuscito a trovare dati più aggiornati del 2017, ho preso in esame, si legge, un po' come è composta la spesa pubblica in Italia. La spesa pubblica in Italia nel 2017 ammontava a 839 miliardi di euro, con 65 miliardi di interessi sul debito. Quando si paga di spread, lo spread aumenta, cosa significa? Significa che si pagano più interessi sul debito. Significa che negli anni della crisi, precedente crisi, si pagavano anche 80 miliardi di euro all'anno sul debito, adesso 65, quindi c'è stato un risparmio di 15 miliardi annui con l'abbassamento dello spread. Giusto per parlare di termini concreti, per avere comunque un metro di paragone. Se noi escludiamo la spesa degli interessi, abbiamo una spesa primaria, cioè la spesa pubblica defalcata dalla spesa degli interessi, che è di 774 miliardi di euro all'anno. Come vengono spesi questi soldi? Circa 350 miliardi sono i soldi che si spendono ogni anno per previdenza e assistenza, per le pensioni. Circa 113 miliardi si spendono per la sanità.
siamo su cifre un po' più basse sulla pubblica, anzi un po' più alte sulla pubblica amministrazione centrale, siamo sui 200 miliardi all'anno e qualcosa un po' circa la metà sui 100 miliardi all'anno per gli enti locali. Quanto costa la Camera dei Deputati? Circa 1 miliardo di euro. Quanto costa il Senato? Poco meno di 1 miliardo, poco meno di 1 miliardo negli ultimi bilanci, poco meno di 500 milioni, il Senato della Repubblica, più o meno la metà. Quindi Camera e Senato complessivamente pesano 3,5 miliardi euro all'anno. Ripeto, il risparmio di 57 milioni è un risparmio che oggettivamente dal punto di vista proprio macroeconomico è un risparmio più rilevante. Seguite un pochino, se avete interesse, i lavori durante la sessione di bilancio o anche durante questi decreti economici che sono delle vere e proprie manovre, e vedrete che si discute di emendamenti che spostano 10, 20 milioni, 30 milioni, 100 milioni. Quindi questo per darvi l'idea, le posizioni possono essere più varie, ma pensare che questa riforma incida sui costi della pubblica o sui costi o sulla spesa pubblica significa dire una cosa che oggettivamente non risponde al verosimile. Si può risparmiare in altro modo, ci potrebbero essere tanti modi, ma cito dei dati ufficiali, sono stati già citati, cito qualche altro dato, no, sempre sulla stessa linea. Dal 2013 in poi le amministrazioni, le Camere hanno, sulla base di una serie di valutazioni, hanno deciso di intraprendere un'operazione di spending review, cioè di taglio dei costi interni delle amministrazioni. Per tutta una serie di ragioni, non diciamo come in che modo, semplicemente Camera e Senato hanno tagliato i costi interni. Il Senato costava poco più di 500 milioni all'anno, adesso siamo sui 890, qualcosa del genere. La Camera costava poco più di 1 miliardo, adesso costa meno di questo, se non che dal 2013 ad oggi, diciamo in 6-7 anni, sono stati risparmiati circa 700 milioni di euro, circa 100 milioni mediamente all'anno. Quindi Camera e Senato, semplicemente con i tagli di bilancio, hanno risparmiato, senza quindi fare riforme particolari, circa il doppio di quanto si andrebbe a risparmiare con una riforma che va ad incidere, a ridurre il numero dei parlamentari. Quindi questo solo per dare qualche dato concreto che possa orientare l'elettore e far capire quali sono gli ordini di grandezza. Grazie. Grazie. Dunque, io passerei a fare un altro giro di domande, perché sono tornato. No. E a questo punto, senza che faccio domande, proseguiamo su questo tipo di discorso realmente, la parte dei costi, realmente cosa rimane di quello di tutto che si dice sui risparmi e cosa in realtà si può contrapporre. Allora, io vi faccio un esempio specifico proprio su un decreto attuale. Il Senato sta discutendo sul decreto agosto in questo modo. In un articolo del decreto agosto si spendono 30 milioni di euro e sono gli incentivi all'editoria, quindi finanziamenti ai giornali. Con un articolo 30 milioni di euro, ci siamo già giocati più di metà del risparmio annuale della rappresentanza popolare. In un altro articolo, sempre del decreto agosto, si spendono 90 milioni di euro come credito d'imposta per le pubblicità alle leghe o alle squadre professionistiche, tipo la Peugeot vuole fare una pubblicità su o la Fiat delle magliette della Juventus, se le può scaricare come credito d'imposta e lo Stato in realtà spende 90 milioni di euro di tassazione che non prende. Quindi in realtà con due articoli di un decreto lo Stato spende 120 milioni di euro, che è più del doppio di quanto si potrebbe risparmiare con il taglio, scusate, la riduzione, ma spesso la propaganda dice taglio, quindi mi piace fare questa parola, in questo caso il taglio dei parlamentari. Vi faccio un altro ordine di grandezza. Il programma F35, se ne è parlato tantissimo negli anni scorsi, costa 14 miliardi di euro. Fare 14 miliardi di euro diviso 57 milioni di euro, se non sbaglio,
vuol dire che noi, se eliminassimo il DF35, l'acquisto del DF35, noi potremmo gestire e quindi non risparmiare questi soldi del taglio della rappresentanza popolare per 245 anni. Questo può farvi capire, cioè, di che cifra stiamo parlando. Cioè, basterebbe davvero mettere una linea sulla DF35 e noi avremmo risparmiato 14 miliardi di euro, una cifra abnorme. Magari io non so neanche scrivere 14 miliardi di euro, tutti in zero, mi posso sbagliare. Noi parliamo di questo taglio, di questo ordine di grandezza qui, ma poi uno dice, a parte che il risparmio sulla democrazia fa sempre specie, perché poi la democrazia ha i suoi costi. Se ci fossero 5 deputati e 3 senatori risparmieremmo molto di più, però non penso che sia un miglioramento della nostra qualità di vita, soprattutto, ovviamente. Quindi io personalmente non parlerei di risparmi. Noi, poi io sono anche del Movimento 5 Stelle, quindi avevo nel programma il taglio degli stipendi, che lo aspetto da 2 anni e mezzo, ancora non si è fatto, avremmo risparmiato molto di più, per esempio, di questo taglio della rappresentanza, perché quando parliamo di tagliare i parlamentari, in realtà i parlamentari non gliene frega niente a nessuno. Altri parlamentari trovano i posti nei consigli regionali, nella burocrazia ministeriale. Se dobbiamo tagliare la burocrazia ministeriale, che c'è gente che guadagna 200-250 mila euro ficcata nei ministeri, sono lì i veri costi nascosti della politica, non i parlamentari di per sé. Se un parlamentare ha un costo, abbassiamo lo stipendio. Penso che ci faremo tutti in bella figura, ma intanto non intacchiamo la rappresentatività popolare, soprattutto i diritti delle minoranze. Perché cosa significa tagliare i parlamentari? Significa, in realtà, io sono stato deputato sia di opposizione alla scorsa legislatura sia di maggioranza. In opposizione, quando lo ero con i miei colleghi al Senato, già allora i senatori facevano una fatica bestiale a seguire i lavori del Senato e tutti i lavori ministeriali, perché il Ministero della Giustizia, ad esempio, che ha migliaia di dipendenti, e tu sei magari 3 senatori che devi lavorare per contrastare il Ministero della Giustizia con migliaia di dipendenti. Quando ne avremo uno, e prima o poi il partito ci finisce in opposizione, ve lo dico, non ci potremo più lamentare che non avremo più tempo o la possibilità di parlare col senatore, col deputato, ma anche perché parlare è in social network, ma davvero secondo voi scrivere un post e leggere quel post significa avere un dialogo con il deputato e il senatore? In realtà c'era molto più dialogo quasi prima, quando c'erano davvero le sedi di partito, in un certo senso. Almeno c'era il tempo il sabato mattina il deputato di andare là a parlare, prendersi i rimbrotti, ma adesso sul social network quello è quasi peggio della TV, lo puoi insultare, lui ti blocca ed è finita là. Quindi in realtà non parlerei mai di risparmi, ma parlerei di quanto un cittadino, nonostante il Parlamento abbia dato una pessima prova di sé negli anni, io ve lo dico chiaramente, pessima, ma in realtà il Parlamento dovrebbe essere i vostri rappresentanti, quindi voi in futuro ne avrete di meno, sarete rappresentati ugualmente o meglio? Secondo me no, sarete rappresentati meno e forse anche meglio, perché saranno scelti dai partiti, voi rappresentate e non li scegliete voi. Grazie colleghi, Passina. Grazie, rapidamente provo qua a richiamare il contesto. Noi arriviamo a questo intervento non per capriccio, diciamo, di un gruppetto, ma arriviamo a questo intervento sulla base di uno distanziamento, di un allontanamento molto rilevante tra amplissime parti dell'opinione pubblica e le istituzioni della rappresentanza. Questo è il problema, esiste, cioè noi arriviamo a questo appuntamento sulla base del fatto che siamo di fronte a un problema molto rilevante, che è stato enfatizzato, ma che a mio avviso ha una radice vera, che non è tanto... Lo so che vado in controtendenza, sia il no che il sì insistono sulla questione della rappresentanza. Per quanto mi riguarda, la crisi della democrazia è una crisi di potenza, di potere della politica, non di rappresentanza. Cioè il rappresentante viene delegittimato dal fatto che siede in una sede dove ha scarsissimi poteri di incidere. Questo è il punto. Prima nessuno metteva in discussione, fino a 30 anni fa,
il Parlamento, perché il Parlamento prendeva decisioni che cambiavano le condizioni materiali di vita delle persone. I colleghi parlamentari sanno meglio di me quanto noi siamo molto spesso impossibilitati, ma non perché il governo è cattivo, ma perché oramai tutta una serie di poteri ci impediscono di intervenire. Ma il discorso sarebbe ampio, dalla politica monetaria, che è un fattore decisivo, no? È completamente estromesso dalla legittimazione democratica. Noi dobbiamo augurarci che i banchieri centrali siano illuminati, no? Ma questo è solo per fare un esempio. La politica di bilancio, cioè, non voglio aprire, ma indico la causa del problema della rappresentanza, della crisi della democrazia, che poi viene tradotta in modo, a mio avviso, inadeguato in termini di crisi della rappresentanza. Ora, noi siamo di fronte ad un quadro dove dobbiamo, come dire, provare ad intervenire sullo status quo, perché lo status quo è insostenibile. Il no, e lo dico con rispetto a chi sostiene legittimamente queste posizioni, il no di fatto sarebbe un congelamento del quadro, perché se vincesse il no sarebbe difficilmente esigibile quel punto 10 del programma di governo che prevede un'altra serie di interventi, tra le quali la legge elettorale. Io vorrei ricordare a tutti che esiste una legge, c'è un vigente una legge elettorale, quella cosiddetta Calderoni, che riproporziona, qualora dovesse passare il sì, l'attuale sistema misto, maggioritario, proporzionale ai minori numeri. Quindi non è che noi ragioniamo in astratti. Io vorrei una legge elettorale invece proporzionale, vorrei appunto che fossero introdotte le preferenze. Vorrei, a proposito dei numeri, perché io capisco quando si dice la fatica del lavoro, ma se passa il sì e noi modifichiamo i regolamenti parlamentari, ciascuno di noi non deve passare così tanto tempo in aula a schiacciare un pulsante su questioni di cui legittimamente, realisticamente non si può occupare, perché io non mi posso occupare di questioni che riguardano la medicina, o che riguardano la biologia, o che riguardano... Non mi posso occupare di tutto, no? Quindi come funziona il Parlamento? Che per l'80% delle materie che arrivano al voto in aula, tu ti affidi a quello del tuo gruppo che l'ha seguita in commissione e voti come dice lui. Non è che ti metti a studiare tutti i provvedimenti su tutto lo scibile. Ecco, se io potessi stare un po' meno tempo in aula e un po' più in tempo nella mia commissione, che per quanto riguarda la commissione di bilancio, e potessi fare di quella commissione, su questioni ovviamente non fondamentali, è chiaro che poi il bilancio dello Stato e la legge di stabilità, la legge di bilancio deve andare in aula, ma su tutta un'altra serie di questioni, è la commissione che ha potere legislativo, allora sì che puoi entrare nel merito di tutta una serie di vicende, ovviamente in modo specialistico, come funziona il Parlamento europeo del resto, non è che il Parlamento europeo, diciamo, no? Ecco, io credo che noi dobbiamo cogliere questa occasione per provare a rispondere a una domanda che esiste tra i cittadini. Poi possiamo dire che è stata alimentata in modo demagogico, in modo distorto, ma una domanda che esiste, io la vorrei provare a intercettare e ricondurla con una serie di interventi nell'ambito costituzionale, perché è l'unico modo per ricostruire un minimo di legame, altrimenti di fronte a un blocco che della possibilità di autoriforma delle sedi di rappresentanza, temo che la situazione rischia di essere decisamente più complicata. Quindi chiudo, io spero, ancora a questo tavolo mi pare che abbiamo evitato il rischio di fare le guerre di religione, ma ci siamo confrontati nel merito. Io spero che martedì mattina, qualunque sia il risultato, noi tutti insieme ci mettiamo nelle condizioni di poter andare avanti in un modo o nell'altro, ma andare avanti. Non siamo di fronte all'apocalisse, non siamo di fronte a un referendum che deciderà le sorti del mondo, è come è stato ricordato un intervento puntuale, ma di mattina rimettiamoci al lavoro tutti insieme, grazie. Grazie. Io condivido molto l'analisi che ha tratteggiato Stefano. Il
nostro sistema politico istituzionale ha dei problemi sicuramente, ne dico solo alcuni dal mio punto di vista, che hanno determinato quell'allontanamento di cui parlavo. Avere sistematicamente prodotto delle leggi elettorali in una sorta di maledizione, io la definisco, per cui ogni legge elettorale è peggiore di quelle precedenti e ogni volta ci si riesce a inventare un sistema che è un miscuglio di sistemi sconosciuti, cioè di sistemi maggioritari, proporzionali, con liste, con la revisione dei collegi, con le cose eccetera, che nei fatti ha tolto ai cittadini la scelta effettiva dei propri rappresentanti. Questo è una priorità, questo è un problema, e io purtroppo però non vedo come questa riforma, questa revisione costituzionale ci aiuti ad andare in quella direzione. Sinceramente, ha una maggioranza così ampia che sostiene una riduzione del numero dei parlamentari, che nei fatti già contiene evidentemente una riforma elettorale, perché nel momento in cui tu vai a ridurre il plenum di un'assemblea, beh, già solo per questo determini degli sbarramenti impliciti maggiori. E oggi non c'è ancora chiarezza su quale sarà la legge elettorale che vogliono fare, chi ha i numeri per farla. Sappiamo che c'è una volontà di fare un proporzionale, che c'è una volontà di metterci uno sbarramento, e però che c'è al momento le liste bloccate. Poi registriamo la volontà di alcuni di reintrodurre le preferenze, per me non sono una soluzione, di altri di dire no, facciamo il tedesco significa avere almeno una parte, una metà in Germania, pure con un sistema proporzionale di seggi individuati con collegi uninominali. Io preferirei questo tipo di soluzione. Ma in Germania, perché si parla abusivamente di Tedeschellum, di Germani, come c'è abusivamente, ripeto, c'è tutta un'altra questione in quel sistema, che è la regolamentazione della vita interna dei partiti, della democrazia interna ai partiti. Le liste vengono votate a scrutinio segreto dagli organi deliberativi dei partiti, e questo è un terreno su cui noi abbiamo un ritardo di applicazione, di attuazione della Costituzione enorme, che ha contribuito alla distanza dei cittadini dalla politica, perché l'altra crisi enorme è quella di formazione e di selezione della classe dirigente, quindi la crisi dei partiti che non riescono più a svolgere questi ruoli, analisi della società, avanzamento, elaborazione di proposte di governo, formazione e selezione della classe dirigente. C'è anche un problema di funzionamento delle istituzioni, il bicameralismo paritario di cui parlavo prima. Ci sono tutte queste cose che hanno determinato, sono d'accordo con Stefano, l'allontanamento dei cittadini. Però io credo che questo taglio dei parlamentari non ci aiuti a risolvere, ad avvicinarci alla soluzione, a migliorare su nessuno di questi problemi. In altre parole, è un primo passo, ma nella direzione sbagliata. Peraltro, alimentato questa necessità, questa priorità, che io tra tutte veramente queste cose che ho provato a dire sinteticamente, come si potesse avere la priorità, cioè, riduzione, cioè mi verrebbe da ridere, ma trovo una cosa demenziale se non fosse grave. Tutto questo alimentato con una campagna di antipolitica, di dagli ai farabutti, dagli alla casta, dagli eccetera, che contiene una fregatura per i cittadini, perché se tu vuoi sfiduciare, se tu vuoi al limite anche punire, diciamo così, tra virgolette, una classe dirigente, una classe politica, lo fai con un voto di sfiducia politico, lo fai votando altri, non tagli un pezzo di Parlamento. Questa è la follia che, ripeto, contiene una fregatura, perché poi determina in realtà un meccanismo di maggiore chiusura, diciamo così, dei gruppi di potere, di maggiore potere, di maggiore concentrazione di potere nelle mani di pochi. Facciamo un gioco e andiamo a vedere chi sono i parlamentari che hanno l'elezione sicura, la rielezione sicura. Andiamo a vederlo indietro nelle legislature, a prescindere dai sistemi elettorali, diciamo nell'ultimo, i capolista dei collegi plurinominali e quelli che stavano nei collegi più sicuri uninominali. Troveremo che ci sono i gruppi dirigenti dei partiti nazionali, e quindi quelli che hanno quasi sempre un tasso di assenteismo più alto nel Parlamento,
perché fanno un'attività di dirigenti nazionali, vanno in giro a fare presentazioni, convegni, altri spiagge, cose, e quello che abbiamo visto, però girano molto e stanno poco nel Parlamento, ok? Poi c'è il gruppo dirigente più fedele e più stretto della segreteria, cioè sono quelli che fanno meno attività emendativa, meno attività di sindacato ispettivo, meno voti difformi, cioè meno voto diverso dall'indicazione di scuderia del partito, perché magari non pongono una questione di coscienza, non pongono una questione su cui secondo loro bisogna votare in modo difforme, non esercitano davvero l'autonomia e la libertà di mandato fino in fondo. Ecco, questi sono quelli che con una riduzione noi andremo a salvare e avremo molto meno possibilità di avere, riducendo, ripeto, significativamente la rappresentanza, degli outsider e altri tipi di figure che portano delle istanze magari minoritarie, ma importanti all'interno di un pluralismo del Parlamento. Per dirla con il professore Pasquino, leggevo prima il suo Twitter di questi giorni, dice: ma se su 1100 si salvano, diciamo così, siamo sicuri che su 600 saranno di più? Io no, io sono quasi sicuro del contrario. Ascoltando l'intervento di Maggi mi sembra come se stessimo, se fino ad ora siamo messi sulle frasi dei balocchi, cioè un Parlamento fatto di outsider, di persone che non sono, di parlamentari non scelti dalle segreterie di partito, di fedelissimi dei capi partito che rimangono fuori, in realtà è sempre stato così con 945 parlamentari. Quando parliamo di rappresentanza, che poi è il fulcro del discorso, allora io mi chiedo: se più parlamentari vuol dire più democrazia, allora facciamo una riforma per aumentare il numero dei parlamentari, perché magari stati con tantissimi parlamentari, cito ad esempio la Cina, che è ovviamente un sistema diverso, ma il più alto numero di parlamentari per un Parlamento che praticamente si riunisce poche volte per ratificare scelte del governo, per cui c'è un altissimo numero di parlamentari. Il procedimento rappresentativo non si esaurisce non si risolve nella quantità dei parlamentari, ma è un procedimento molto complesso e il Parlamento rappresenta il parlamentare rappresenta il collegamento tra l'istituzione che rappresenta e i cittadini che rappresenta nell'ambito di un complesso meccanismo rappresentativo che culmina con il procedimento legislativo, quindi con l'approvazione di una legge che si ritiene che sia una legge giusta, condivisa e utile per i cittadini. Quindi stiamo attenti a ridurre il concetto di rappresentanza al concetto di quantità, perché le due cose, l'equazione secondo me sconta un equivoco che devia il fuorviante, così come è fuorviante il dibattito sui costi. È vero che nella relazione, perché per me non può essere la riduzione dei costi, non può essere il motivo di una riforma costituzionale, è vero che nella relazione si faceva cenno ai costi, ma per noi che abbiamo fatto riferimento alla riduzione dei costi, che abbiamo fatto una campagna per la riduzione degli sprechi della politica, è sempre stato un atto simbolico, non un atto rilevante, non un elemento rilevante che ci potesse indurre a modificare la Costituzione. Poi il professore l'ha detto bene, comunque alla fine il bilancio dello Stato, la riduzione dei parlamentari, quindi il risparmio che si determinerebbe, che poi i calcoli che ha fatto Cottarelli sono stati pure smentiti da un altro illustre economista, sempre della Bocconi, se non sbaglio si chiama Perotti, non credo, di non sbagliare il nome. Se è vero che la Camera soltanto nel 2018 ha risparmiato 80 milioni e nel 2019 pure di più, credo 100 milioni, senza ridurre il numero di parlamentari, immaginate quanto si potrebbe risparmiare riducendo i parlamentari. Questo non vuol dire calcolando soltanto le spese vive, quindi gli stipendi, ma anche una macchina che in qualche modo accoglie meno parlamentari, quindi meno uffici, meno dispositivi, meno. Se noi consideriamo
oltre alle spese di banalmente anche nel lungo periodo meno pensioni da pagare ai parlamentari che non ci saranno più, i risparmi saranno più alti, però io non incentrerei il dibattito su quello, piuttosto quello che mi preoccupa non soltanto per la vita della cittadina è il concetto di rappresentanza. Io riconosco al collega Colletti una grande restante lettura, una grande libertà di pensiero, però mi dispiace sentirgli dire che il testo base contiene gli stimi bloccati, perché questa è una cosa che non è corretta, tecnicamente tu lo sai bene, perché il testo base non è, che abbiamo adottato giovedì in aula, non è la legge elettorale, il testo base è una serie di articoli che modificano il sistema elettorale vigente. E il collega Colletti sa benissimo che, essendo un governo di coalizione, abbiamo raggiunto un accordo di massima con le altre forze politiche che compongono la maggioranza su un testo base che prevede tre pilastri sui quali avevamo un accordo, che erano il proporzionale puro, un sistema proporzionale puro, una soglia di sbarramento alta al 5%, un diritto di tribuna per consentire ai partiti che non raggiungono, che non dovessero raggiungere quella soglia, di essere comunque rappresentati in Parlamento. Su tutto il resto si demanda, cioè tutte le altre questioni verranno risolte, verrà trovato un accordo in sede parlamentare, in commissione, si spera. E il collega Colletti sa benissimo che il movimento di cui lui fa parte ha sempre sostenuto l'introduzione delle leggi elettorali delle preferenze e quindi l'approvazione degli stimi bloccati. E io, che sono capogruppo della prima commissione, ti assicuro che il Movimento 5 Stelle in prima commissione farà di tutto per fare in modo che nelle leggi elettorali ci siano le preferenze, perché è in questo modo che poi il concetto di rappresentanza viene valorizzato, cioè consente ai cittadini di essere rappresentati e di scegliere i propri rappresentanti e non demandare la scelta dei futuri parlamentari ai segretari di partito, e quindi fare in modo che il Parlamento, a prescindere dal numero di parlamentari, che sia più o meno ampio, ci siano le persone vicine al segretario di turno oppure le persone che si sono distinte nel corso dell'attività politica, professionale, istituzionale, e quindi siano stati degni di essere rieletti direttamente dal popolo scrivendo una preferenza sulla scheda elettorale. Questo è quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto, e questo è quello che faremo dalle prossime settimane in poi, alla ripresa dei lavori parlamentari. Quindi non è vero che stiamo disegnando un sistema in cui ci sarà meno rappresentanza, peggiore rappresentanza e più potere ai partiti. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché mi preme particolarmente. E poi peraltro volevo dire un'altra cosa per rispondere sui correttivi e sulla rappresentanza delle regioni più piccole. Allora, nessuno dice che le regioni, e qui chiedo sì al professore, nessuno dice che le regioni più piccole sono anche quelle più sopra rappresentate, perché la Costituzione prevede giustamente, perché per quanto riguarda soprattutto il Senato, che ci sia un numero minimo di senatori per ogni regione. Questo fa sì che territori più piccoli, quindi un minor numero di abitanti, abbia più rappresentanti, come ad esempio la Valle d'Aosta. È stata citata la Basilicata. La Basilicata è la regione più sovrarappresentata d'Italia ad oggi, al 59% in più di rappresentanti rispetto a tutti gli altri. E la riduzione del numero dei parlamentari, che riduce in modo proporzionale, quasi lineare, i parlamentari per ogni regione, non determinerà uno squilibrio di alcune regioni rispetto ad altre. Ci saranno regioni più penalizzate rispetto ad altre, anzi si ristabilirà un equilibrio, come ad esempio nel caso della Basilicata, che comunque sarà sovrarappresentata rispetto alle altre regioni più piccole di circa il 36% rispetto alle altre regioni, perché comunque avrà un numero minimo di rappresentanti. Quindi questi, però, questi numeri, questi dati però li dobbiamo dare, perché se io mi metto nei panni di un cittadino della Basilicata giustamente mi preoccupo e mi oppongo, però poi glielo dobbiamo dire al cittadino della Basilicata che fino ad oggi è stato sovrarappresentato rispetto ad un cittadino umbro? Perché se andiamo a vedere i numeri, come la stessa cosa il Friuli Venezia Giulia o altre regioni del nord,
sono sovrarappresentate rispetto a tutte le altre regioni. Quindi quando diciamo che ci sarà un problema in alcune regioni rispetto ad altre, oppure quando citiamo generalmente il sud, dobbiamo però dire la realtà e basare il nostro argomento sui dati effettivi. Poi non lo so se correggetemi se sbaglio, ma questa è un'analisi che ho fatto perché è un problema che giustamente da legislatore mi sono posta. Per quanto riguarda i correttivi, allora, io ritengo che questa riforma non abbia bisogno di correttivi. Non ha bisogno di correttivi, però se penso ad esempio ai delegati regionali, che sono attualmente 58, per la formazione dell'assemblea allargata dei grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica, è bene che vengano ridotti proporzionalmente, ma se noi andiamo a guardare la ratio, il momento in cui è stato scritto quell'articolo, sempre andando a leggere i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, nonostante ci fosse un numero variabile di parlamentari fissato dalla Costituzione, il numero dei delegati regionali era sempre fissato, cioè era sempre previsto in modo fisso, non era previsto una proporzione, non doveva andare in proporzione con il numero dei parlamentari, secondo l'idea dei costituenti. Però è anche giusto che i delegati regionali siano due e non più tre, per una ragione molto semplice, perché in questo modo viene bilanciato il peso tra maggioranza e opposizione anche che compongono i consigli regionali, perché altrimenti, facciamo un esempio, stiamo andando verso una vittoria purtroppo un'ampia maggioranza delle regioni governate dal centrodestra, potremmo avere tanti delegati regionali per la maggior parte del centrodestra che compongono l'assemblea del Grande Parlamento istituito comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Se noi riduciamo a due consiglieri regionali e consentiamo la composizione dei delegati ad un membro della maggioranza, ad un membro dell'opposizione, abbiamo una composizione paritaria che sia meno sbilanciata rispetto ai partiti che governano più regioni, quindi la tendenza della preferenza degli elettori verso un certo schieramento politico. Ecco, questo io ritengo che sia importante, ma non è un correttivo alla riforma costituzionale. Forse avrei appoggiato questa riforma anche senza la riduzione del numero dei parlamentari. Quindi io poi per chiudere non penso che sia un insulto parlare di riduzione dei costi della politica, perché è comunque, perché sia risibile, tutto quello che volete, ma comunque ha un significato simbolico a mio avviso molto importante, dopo che la politica per anni ha chiesto sacrifici agli italiani. Non è un taglio della loro democrazia, perché in realtà te l'ho spiegato, che i cittadini saranno comunque degnamente e adeguatamente rappresentati anche dopo il taglio dei parlamentari, in linea con tutti gli altri paesi europei. Per me è un insulto avere dei parlamentari eletti, non dico per pigiare il bottone, perché manco lo vengono a pigiare quel bottone, non dico per riscaldare la poltrona, che manco lo vengono a riscaldare la poltrona, ma noi che frequentiamo i lavori parlamentari lo sappiamo bene che alla fine saranno due terzi i parlamentari che partecipano ai lavori, incidono ai lavori parlamentari, i procedimenti di formazione delle leggi, al sindacato ispettivo, controllano quello che fa il governo, tutti gli altri in realtà si confondono nella mischia e non incidono realmente. Per me questo è un insulto alla democrazia, non un risparmio di costi. Grazie. Se ci sono delle repliche, infatti allora facciamo... Io sulla rappresentanza regionale volevo dire giusto una cosa. Allora facciamo così, se per te va bene. Io farei, perché ho registrato qualche dedica e quindi è per quello che mi vedete accendere il telefonino, ma lo dico perché non è che non sono interessata ai nostri ospiti, assolutamente, non ci continuiamo anche così. Io farei fare un attimo una replica a Lucio Giotti, poi una replica a Colletti, non so se... fare replica loro e poi fare una domanda al professore. Grazie. Sì, una cosa velocissima sul tema della Basilicata. Curiosamente anche oggi su Sole 24 Ore ne parlava in un editoriale
sistema proprio sul fatto che la Basilicata paradossalmente abbia 6 deputati e 7 senatori. Il motivo, molto semplice, è che il Senato, nelle intenzioni del Costituente, non doveva essere una fotocopia della Camera, ma doveva essere una Camera rappresentativa delle regioni. Motivo per cui il Senato è eletto a base regionale, questa formulazione un po' ambigua, una formulazione di compromesso, che poi è stata interpretata semplicemente come concetto per cui la regione è la circoscrizione di elezione dei senatori, non altro, si poteva fare molto di più. Norma che sta saltando perché la riforma dell'onorevole Fornaro sposta dal piano regionale al piano circoscrizionale, questo è un altro tema su cui bisognerebbe parlare a lungo, non c'è tempo. Come si compongono le camere? Le camere basse, le camere rappresentative, sono rette sulla base del principio che ogni territorio ha un numero di rappresentanti che è parametrato alla popolazione. Il criterio è demografico. Tanto più ampia la popolazione, tanto maggiore il numero di rappresentanti che spetta a un certo territorio, a una circoscrizione. Il Senato fa eccezione perché? Perché contempla il principio demografico col principio federale che è tipico delle Camere federali. Nel Senato degli Stati Uniti ogni Stato ha 2 senatori, diceva oggi appunto l'editoriale del Sole 24 Ore, la California ha 40 milioni di abitanti e ha 2 senatori. Sì, è così come lo hai. Benissimo. Tutti gli Stati, tutti i 50 Stati, prescindendo dalla popolazione, hanno 2 senatori, perché la logica delle Camere federali è che ogni Stato pesi in uguale misura. I Senati, laddove rappresentino gli Stati membri di uno Stato federale, esempio il Senato statunitense, esempio il Consiglio degli Stati svizzero, sono articolati su base di questa logica. Il Senato italiano non è articolato sulla base di questa logica, ma contempla il principio demografico, quindi più cittadini, più rappresentanti, col principio paritario federale che è tipico appunto degli ordinamenti federali, per cui si decise di prevedere una soglia minima di senatori che all'epoca era di 6, poi nel 63 è diventata di 7 senatori, con l'eccezione chiaramente della Valle d'Aosta che ne ha 1 e del Molise che ne ha 2 per ovvie ragioni demografiche, e quindi il numero minimo di rappresentanti presso il Senato per ogni regione è di 7, ed è il motivo per cui la Basilicata ha 7 senatori, paradossalmente più dei deputati che sono attualmente 6. Il principio quindi è vero, le regioni piccole sono sovrarrappresentate proprio per dare un'accentuazione federale al Senato. Questo principio scompare adesso con la riforma, perché se il taglio è di circa 35% lineare, sul Senato si passa da un numero minimo di 7 senatori oggi a un numero minimo di 3, che è più del doppio. Quindi c'è un taglio sotto questo punto di vista che è maggiore, e tutte le regioni si trovano ad avere nella nuova ripartizione esattamente gli stessi seggi che avrebbero in base al criterio demografico. Quindi il criterio federale, federativo, che contemplava nell'attuale Senato il criterio demografico, scompare. Il Senato della riforma è un Senato in cui le regioni piccole non saranno sovrarrappresentate nella misura più assoluta, proprio perché questo numero minimo di 3 vanifica totalmente la previsione stessa di un numero minimo che tende a sovrarrappresentare le regioni più piccole, proprio per accentuare quel carattere federativo, federale del Senato. Questo viene meno, quindi spostiamo avanti, insomma, esisteva prima, esisteva dopo, non esiste più domani. Non so se sia stato voluto, la mia impressione è che questa cosa non sia stata proprio considerata, questa è un'impressione, non ho certezza, ma quindi questo è un po' sul tema della Basilicata. Grazie. 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 Una piccola replica. Ah, scusa, aspetta, volevo dire, intanto se avete delle domande, intanto preparo loro, se avete ancora un po' di pazienza, intanto chiederei alle persone che hanno delle domande da porre, se intanto si possono preparare e poi di sì, volevo dire, su questa modifica c'è
una piccola questione che riguarda il Trentino Alto Adige, che è una regione a statuto speciale che è formata da due province autonome, Trento e Bolzano. Noi avremo il caso che in realtà con questa modifica il Trentino Alto Adige avrà 6 senatori, pur avendo 1 milione di abitanti, e una regione come la mia, l'Abruzzo, che ha 1.300.000 abitanti, avrà 4 senatori, che è una cosa abbastanza particolare, cioè una regione più piccola avrà un numero di senatori maggiore di regioni più grandi. E riguarda non solo l'Abruzzo, riguarda le Marche, Liguria, Sardegna e Calabria principalmente. E vi dico la genesi, perché è interessante la genesi. Perché venne fatto? Perché durante la prima lettura la Lega doveva fare l'accordo con la SVPella sul Trofo Spartani in provincia di Bolzano, e loro misero come questione: noi facciamo l'accordo con voi solo esclusivamente se mettete una sovrarappresentazione per Bolzano e Trento parimenti. E quindi questa è la genesi che ha creato, che creerà una sovrarappresentazione del Trentino Alto Adige, che ha già una dei privilegi incredibili rispetto alle altre regioni, sia chiaro, forse anche anacronistici arrivati a questo punto, e quindi crea un problema di sovrarappresentazione classica in termini assoluti proprio. In termini relativi ancora di più, ma in termini assoluti è la cosa classica più grande, cioè regioni più piccola ha più senatori di regioni più grandi, mentre la Basilicata in realtà aveva, non aveva una rappresentanza in termini assoluti maggiore di regioni più grandi, almeno ce l'aveva uguale, perché era il minimo indispensabile. Grazie, e a questo punto io farei una piccola domanda sulla questione dell'effettiva rappresentatività, di come possiamo metterci. Molto spesso ci si pone in dubbio, ci si pone in confronto con altre esperienze, che ovviamente insomma, facendo parte di coordinamenti differenti, insomma, a volte viene difficile comprendere quanto sia in realtà, cioè, un parametro giusto per poter spiegare alle persone determinati questi cambiamenti attuali. Quindi magari chiedo al professore se ci vuole scusare. Allora, innanzitutto complimenti a tutti quanti, perché è stato un dibattito di livello, perché ovviamente credo che abbia potuto così, dare qualche lume in più alle persone. Se tutti i rappresentanti fossero così, per l'appunto io vorrei raddoppiarli, no? Anzi, va bene. Come affittiamo il Colosseo? Come? Sì. Affittiamo il Colosseo per fare questo. Certo, adesso a parte gli scherzi così. Dunque, in realtà non esiste, cioè in letteratura proprio del diritto costituzionale si afferma proprio che non esiste una regola aurea, no? Dice, non c'è un rapporto preciso tra, non c'è un quoziente di rappresentanza o di rappresentatività preciso, cioè del rapporto tra seggi e popolazione. Noi possiamo tutto sommato compararci con le realtà a noi più vicine in termini di popolosità, tipo la Francia, la Germania, l'Inghilterra, insomma, diciamo la Spagna, va bene? Cioè realtà che hanno svariate decine di milioni di abitanti, ma che non sono delle superpotenze demografiche per intenderci, più o meno hanno, per quanto riguarda le camere basse, e poi vi spiegherò che cosa intendo alludere, per quanto riguarda insomma la Camera dei Deputati, va bene, per intenderci, hanno quozienti rappresentativi più o meno non dissimili da quello italiano. Tra questi stati l'Italia è sicuramente quello che ha la Camera dei Rappresentanti un po' più pletorica, va bene? Allo stato attuale, va bene? Però in maniera non eccessiva, cioè più o meno siamo i primi di questi stati come numerosità della Camera dei Deputati. Qualora passasse la riforma costituzionale, cioè qualora vincessero sia il referendum, saremmo gli ultimi tra questi stati. Ok?
Perché dico non si può parametrare l'Italia, per esempio, al Belgio? Va bene? Perché? Sì, le camere basse. Perché non si può parametrare l'Italia al Belgio? Perché comunque i paesi più piccoli insomma, devono avere comunque un minimo di rappresentanti, d'accordo? E quindi il rapporto tra seggi e popolazione chiaramente è maggiore, va bene? Perché c'è una soglia al di sotto della quale la camera non funziona. Perché ho parlato solo della camera bassa? Il tema è stato affrontato già, insomma, il Senato, questo Senato nella Assemblea Costituente, che cos'è e non è. È chiaro, perché rispetto a tutte queste esperienze noi siamo un unicum, perché abbiamo, al di là dei tentativi del Costituente di, appunto, di stabilire un principio di di rappresentanza territoriale, no? Per cui alla fine si è stabilito un numero minimo di senatori per regioni, per contemperare il criterio demografico con il criterio della rappresentanza minima per ogni regione, ok? Come ha brillantemente spiegato l'amico Alessandro Gigliotti. Al di là di questo, poi, in fin dei conti, nell'Assemblea Costituente prevalse la linea delle sinistre. Qual era la linea delle sinistre? La linea delle sinistre era, benissimo, la maggioranza moderata, sappiamo che la maggioranza moderata dell'Assemblea Costituente vuole due camere, e vuole due camere con identici poteri. Quindi proprio perché questo? Perché appunto, come hanno detto gli onorevoli deputati, perché volevano una camera di compensazione, di riflessione, volevano, insomma, avevano paura che le sinistre prendessero il potere e facessero il bolscevismo in Italia, detto proprio in maniera insolita. Quindi due camere perfettamente uguali, no? Che nascono dalla paura. In realtà c'era la volontà di differenziare il Senato, o col Senato delle Regioni, o con il Senato della rappresentanza di interessi corporativi, così come ha detto l'onorevole Colletti, ma di fatto le sinistre riuscirono a far passare la linea per cui se non riusciamo a avere una sola camera rappresentativa, che è quello poi a cui tendevano, perlomeno vogliamo tendere al risultato per cui il Senato deve essere quanto più simile alla Camera. E riuscirono in questo, va bene? Quindi l'anomalia italiana è che abbiamo due Camere sostanzialmente che sono l'una il doppio dell'altra. Ora, il problema secondo me è qui, e cioè il problema non è tanto nel numero di rappresentanti alla Camera bassa, quanto al Senato, perché il Senato che svolge le stesse funzioni della Camera, ok, avrebbe 200 senatori, va bene? Quindi io non so se con questo se potrebbe funzionare, adeguatamente. È una domanda che mi pongo e pongo agli onorevoli interlocutori, non avendo io esperienza diretta di vita politica né dentro la Camera né dentro al Senato. Per finire, è chiaro che prima o poi è vero che c'è stato un referendum, una riforma costituzionale mancata che nel 2016 per motivi che non sono certo io a dover riesumare. Altrettanto vero che però questa anomalia di due camere che fanno la stessa cosa forse prima o poi bisognerebbe superarla, perché siamo un unicum nel panorama delle democrazie parlamentari europee. Cioè, in buona sostanza, scusate, la quantità dei parlamentari deve essere parametrata alle funzioni. E io ho qualche dubbio, ok, alle funzioni, e io ho qualche dubbio sul Senato della Repubblica, questo è qua, perché fa le stesse cose della Camera. Ma se qualcuno di voi
se qualcuno di voi si sente di rispondere, altrimenti facciamo rimanere questo quesito così nell'aria. Vabbè, se siamo abbastanza d'accordo, ho già risposto prima, in realtà, su questo. Sarebbe no, la conclusione per noi sì e per noi no. Il dubbio rimane, se posso dire, volevo fare una rapidissima notazione. Secondo me l'intervento magistrale di prima, intanto del dottore Giugliotti e quello del professore, intanto ci dimostrano come non sia esattamente vero l'affermazione. Questo è una semplice riduzione del numero e quindi una cosa puntuale, perché intanto abbiamo scoperto questa sera che si va a toccare un'altra cosa che nella volontà dei costituenti aveva una sua importanza, e cioè il Senato, in cui si contemperavano questa esigenza di rappresentanza delle regioni insieme a ovviamente un mantenimento di criterio proporzionale rispetto alla popolazione, però prevaleva quell'aspetto lì, che ora viene completamente sacrificato. Ora, a me viene una domanda, che è, diciamo, solo una delle domande che mi fanno dubitare molto di un'altra affermazione, cioè quella per cui si dice questo è il primo passo, apre la strada, questa l'approvazione di questa definitiva di questa riduzione dei parlamentari, aprirà la strada alla riforma. Io vedo estremamente difficile, ad esempio, dopo una approvazione in via definitiva di questa riforma, e cioè la fossilizzazione di un bicameralismo super paritario, casuale, perché mi dovete spiegare a questo punto, se il Senato non ha più la ripartizione su base regionale, se non c'è più nemmeno differenza di elettorato attivo e passivo, fanno esattamente le stesse cose, perché uno è di 400 e uno è di 200, non c'è motivo, è casuale. Appunto, come da quella situazione lì sia più facile andare verso cosa? Un monocameralismo, dicendo però allora ritornano i 200 e si sommano i 400 e diventa una camera di 600, eppure si fa. Io quindi non la riesco a vedere come un primo passo verso altri tipi di riforme più sostanziali, più urgenti, come quella che affronta la questione del bicameralismo paritario. E intanto però, e concludo, penso che è importante mettere a fuoco che non è vero che si tocca solamente il numero, non è solamente una riforma algebrica, si tocca un altro punto sostanziale, un altro connotato sostanziale che i costituenti avevano voluto dare alla Costituzione e all'ordinamento italiano. Magari si doveva andare a riprendere, diversamente da come faceva a mio avviso la riforma del 2016, che era molto pasticciata nelle funzioni del Senato, era molto pasticciata nelle modalità di composizione, di elezione e di individuazione dei senatori, e che però aveva questo di positivo, che aveva messo a fuoco qual era la questione da rivedere. Grazie. Io sinceramente, se ci sono degli altri interventi su questo, altrimenti lascerei domande al pubblico. Chi voleva per la mano? Faccio il giro. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io basta un po' la schiena perché altrimenti non riesco. Io vorrei partire da un esempio personale. Io sono presidente della commissione politiche sociali di questo municipio. E nei municipi di Roma, qualche mese fa, per un adeguamento normativo a livello centrale, è stato previsto, diciamo, un taglio, pur mantenendo le percentuali di rappresentatività, un taglio dei membri di commissione previsto dal segretario generale. E quindi io e i miei colleghi, in prima persona direttamente, abbiamo vissuto delle difficoltà a seguito di questo, pur mantenendo comunque la maggioranza all'interno delle commissioni, come dicevo prima. Allora chiederei all'onorevole Passina, rispetto all'intervento che faceva prima, proprio sulle commissioni. Lei stesso prima ci diceva che è già difficile, alle condizioni attuali, seguire lavori di commissioni con questo numero di parlamentari e parlamentari. Quindi le chiedo, con l'ipotesi di un ulteriore taglio, quanto potrebbe incidere, e se potrebbe incidere negativamente su questo,
considerato che appunto diceva che era già difficile affrontare la guerra in questo modo. E poi aggiungeva che la crisi della democrazia e del potere politico, a questo punto lei non pensa che con una riduzione del numero dei parlamentari questo potere si concentrerà ancora di più in mano di pochi? Poi volevo, cercherò di andare molto rapidamente, il discorso è articolato. Rispetto al dottor Gigliotti, sentivamo, si parlava di 60 milioni, di un risparmio di 60 milioni circa, 57 milioni, che rispetto ad altro che viene speso attualmente all'amministrazione politica, sarà in percentuale è minimo. Quindi mi chiedo se questo taglio attualmente è solamente un messaggio politico. Vi chiedo questo perché riflettevo ad esempio su quanto lo stesso dottore diceva rispetto ai costi delle borse sanitarie, nominati ai deputati, senatori e ministri: 30 milioni per finanziamenti ai giornali, 90 milioni per pubblicità alle pene. Io credo, e vi domando, non sarebbe prioritario magari in questo momento intervenire su questo? Perché da quello che ci diceva il dottore si parla di risparmi di 60 milioni su 800-850 miliardi annui, se ho capito bene, quindi una percentuale dello 0,007%. Questo è quello che io ho appuntato. E con una spesa senza interessi di 774 miliardi annui, tra cui 350 miliardi per previdenza e assistenza e 113 per la sanità, e per i costi della politica. Quindi, ci diceva il dottore, che la Camera costa circa 1 miliardo di euro e i senatori 500 milioni. Più l'onorevole Maggi diceva che si aspetta un taglio degli stipendi indicato nel nostro programma in campagna elettorale, da 2 anni e mezzo, questo è quello che io ho compreso. Poi dal 2013 in poi le Camere hanno tagliato i costi interni alle amministrazioni, risparmiando quindi 100 milioni con tagli di bilancio senza riforme strutturali. Quindi ci diceva il dottore circa il doppio rispetto alla riforma oggetto di referendum. E concludo dicendo: si può continuare a ragionare in questo senso? Cioè, questa riforma, come dire, può essere questo referendum al quale noi ci troveremo tra pochissimi giorni a prendere una decisione. Adesso è una decisione consapevole, no? Quindi farei una riflessione su questo. Cioè, quanto incide veramente questo taglio, prima sulla democrazia rappresentativa e poi sui costi della politica? Grazie. Ho l'impressione comunque che non sia una domanda ma sia un'intervista con il però ha fatto bene, cercato di fare una sintesi, diciamo, tra noi di parlare. Una domanda era già quella che dovevo fare io, quindi già mi ha bruciato. Posso chiedere se ci sono altre domande, la gruppiamo gli interventi, così poi facciamo così, dai, almeno grazie. Sì, ma non so, non so presentato di torno, parlando di rappresentanza. Allora io volevo fare una domanda, io sono Gianni Colacione e registro per Liberi.tv, volevo fare una domanda ai sostenitori del sì. Uno degli articoli che vengono sottoposti, la cui riforma viene sottoposta agli italiani in questo referendum, è l'articolo 59 della Costituzione. Non se ne parla, forse è il meno politico, forse io sospetto che sia anche un po' la meno riflettuto, perché praticamente fissa una interpretazione per quanto riguarda la nomina dei senatori a vita e 5. Presidente, poi generalmente il senatore a vita, c'è anche l'ex presidente, solitamente insomma sopravvive a questo, quindi sono 6. Allora, nell'attuale Senato i senatori a vita si diluiscono in 315 senatori, nell'ipotetico futuro Senato sarà su 200, quindi diventano praticamente sostanzialmente il 3%, quasi un partito. Ecco, perché a questo punto non si è nel taglio, riduzione, io la chiamerei amputazione, ma comunque sia, in tutto questo anche inciso su quello che è stato pensato, immagino con un certo criterio, quel numero di senatori a vita, anche se ha avuto una storia di interpretazioni un po', vabbè,
vaghe, estensive, ma sono durate poco, con Pertini, credo, con Cossiga, sì. Non so chi è che... Se ci sono altre domande, così almeno cerchiamo di unificare, cerchiamo poi insomma di andare a conclusione e poi insomma abbiamo approfittato l'altro della collaborazione e della pazienza di tutti e poi andiamo a vedere qualcosa di più. Dicevo, ci sono altre domande? Va bene, prego. Se ce la faccio, sa farsi sentire, va bene, certo, altrimenti certo. Una piccola riflessione. Sì, prego. Penso, cioè, voglio dire, voi siete tutti d'accordo anche se siete di 3 partiti su 4, no? Quindi, voglio dire, sicuramente, ecco, voi eravate a governare l'Italia tutti insieme, visto che siete d'accordo, e viene fuori la parte vostra umana, quella che manca alla politica, perché siete scanna ogni giorno, ogni sera, ogni pomeriggio, soprattutto sui social, e la politica si fa su Facebook, su Twitter. Invece qui si fa, cioè date un esempio in cui riconciliate i cittadini con la politica. Allora i nemici penso che siano fuori, poi c'è la parte nobile, e vi faccio un plauso, ma volevo dire che gliela fate governare da soli. Un augurio, un auspicio, grazie. E poi gliela fate. Grazie. Ma la parte dei nemici stanno fuori. Io ma ce lo vorrei in maggioranza, ma lui è tanto no, perché i cittadini uno non hanno voce, non hanno, cioè, sono comandati, cioè, vengono usati, il referendum sarà un'altra elezione politica, però il giorno dopo se ne discuterà, quindi non cambia nulla. Infatti pure però voi siete la parte nobile, vi invito a stare insieme. Sì, non l'avevo visto, a coltivare la vostra amicizia. Si potrebbe avere nell'insieme di riforme che riguarderà anche la legge elettorale, non dico il vincolo di mandato che è proprio non pensabile, ma almeno un meccanismo che preveda a metà mandato il recall per tenere un minimo sotto controllo il consenso dell'eletto col territorio? Questa è proprio una bomba. Sappiamo che non dovrei rispondere io a questa domanda, perché sappiamo che comunque era il movimento che ha sostenuto l'introduzione del vincolo di mandato, l'idea che ultimamente abbiamo un po' abbandonato, e il meccanismo delle call, insomma, che noi nel nostro piccolo, diciamo, informalmente facevamo una volta, adesso non lo facciamo neanche più. Però diciamo che io direi di partire intanto dell'introduzione delle preferenze, che già mi sembrerebbe un buon punto di partenza, una buona base, in modo tale che almeno i cittadini si siano rappresentati e devono entrare nelle istituzioni. Quindi intanto partiamo da qui. Per il resto non penso che ci sia un accordo della maggioranza per introdurre il vincolo di mandato. E quindi vabbè, è un po' complesso. Partiamo dalle cose su cui siamo d'accordo. Allora, per quanto riguarda Antonio, rispondo un attimo io, che passo la parola a Stefano, che ho chiamato direttamente in causa, cioè penso che quello che comunque si dire che io approvo. Riguarda proprio un cambiamento della modalità di lavorare all'interno del Parlamento, perché è innegabile, chi vive e lavora in parlamentare sa benissimo che comunque il procedimento legislativo è molto macchinoso, è macchinoso e prevede dei passaggi anche inutili, che servono magari per lasciare agli atti la posizione di un deputato, la posizione di un partito, non ci sono mille modi per lasciare agli atti la posizione di un deputato di un partito, piuttosto che fare per esempio una giornata o due giornate di discussioni generali dove all'interno dell'aula c'è soltanto il relatore, il presidente di commissione, il presidente della Camera con tutti gli uffici che devono coadiuvarlo nella gestione della Camera, e di volta in volta si alternano quelli che si scrivono a parlare.
non è una giornata persa quella, sia per lavorare all'interno delle commissioni, ma anche per lavorare sul territorio, anche per tutto il funzionamento della Camera. Cioè, ci sono, ma ne potrei citare tanti altri, ci sono dei processi, dei meccanismi, dei passaggi che sono inutili, obsoleti, che si potrebbero tranquillamente prepassare, come attraverso la modifica dei regolamenti parlamentari, ad esempio, valorizzando, penso che questo volesse dire Stefano, la funzione delle commissioni in sede deliberante. Il Senato si è fatto adesso. Il Senato sono riusciti, il regolamento del 70, la Camera che è stato modificato, ma subito leggere modifiche negli anni 80, negli anni 90, ma che dovrebbe essere comunque aggiornato. E, poi passo la parola a Stefano se mi viene in mente altro. Grazie, su questa domanda sul lavoro in commissione è come ha risposto, dare la stessa risposta che ha dato Vittoria. Tenete conto che noi passiamo la stragrande maggioranza del nostro tempo in aula a votare su provvedimenti di cui nella stragrande maggioranza dei casi conosciamo molto poco, perché sono molto specifici, e quindi è evidente che nell'ipotesi di revisione dei regolamenti parlamentari io la stragrande maggioranza del tempo la passo in commissione, e quindi se si può meno ho più tempo di approfondire. Diventa nella commissione bilancio, siamo 48-49, ed è un numero tale per cui è anche complicato avere, cioè io nella mia visione ideale il Parlamento non dovrebbe essere un luogo in cui si vota ciascuno incasellato nel proprio gruppo che alza la mano, dovrebbe essere come era originariamente un luogo dove si parla, quindi magari ci si ascolta pure e si trovano dei punti di incontro, perché la democrazia così non è dittatura della maggioranza di turno. La democrazia dovrebbe essere rappresentativa, dovrebbe essere una sintesi, perché ci sono interessi diversi nella società, non è che ce n'è uno giusto e tutti gli altri sono sbagliati, quindi quello giusto, no? È incrocio di, è sintesi possibilmente non al ribasso di interessi diversi. Quindi auspicherei questo lavoro di commissione che non riusciamo a fare né in commissione e né in aula. Sul potere in mani ai pochi, qua non attribuiamo troppa importanza a questo numero, davvero. Io faccio fatica e mi riferisco a quelli della mia parte, a quelli che mi sono più vicini, che vivono come un sacrilegio l'intervento sul numero. I padri costituenti non hanno fissato un numero, hanno fissato dei rapporti, ma da allora sono cambiate enormemente le funzioni del Parlamento. Io su questo insisto. Il Parlamento ha perso funzioni legislative verso l'Unione Europea, verso il Consiglio Europeo, ha perso funzioni legislative rispetto alle autorità indipendenti, una miriade di autorità indipendenti che vanno dalla Banca Centrale Europea a tutte quelle che ci abbiamo a livello nazionale, ha perso funzioni legislative rispetto alle regioni. Quindi non so come dirlo, lo dico in termini brutto e improprio, ma il carico di lavoro legislativo del Parlamento, anche per interventi che non condivido assolutamente, cioè io penso che tutta una serie di attività andrebbero riportate in un ambito legittimato sul piano democratico, come appunto la politica monetaria, ma in ogni caso ha perso carico di lavoro e dovrebbe concentrare, e quindi quei numeri sono inadeguati rispetto a quello che fa. Io ritengo che il vincolo, introdurre un vincolo di mandato sarebbe un gravissimo errore, non so se l'ho già detto, perché in questi giorni si susseguono questi dibattiti, quindi magari mi confondo, ma il parlamentare, in base all'articolo 67 della nostra Costituzione, non rappresenta il territorio, rappresenta la nazione. Io considero una degenerazione l'attaccamento eccessivo del parlamentare al territorio. Dopodiché è chiaro che ci vogliono forme di controllo, no?
un tempo i partiti servivano anche a questo, a dare la possibilità di avere un confronto sistematico, frequente. Questo non è più, ma non penso che si possa risolvere il problema con l'introduzione del vincolo di mandato. Mi sentirei, se penso alla scorsa legislatura, dove sono stato indotto a fare una cosa che non mi sarei mai pensato di tenere a fare, cioè lasciare il partito da quale stavo per tantissimo tempo. Però se avessi dovuto rinunciare a fare quelle scelte perché bloccato dal vincolo di mandato, avrei avvertito un tradimento. Ma io non ho chiesto un vincolo di mandato, ho chiesto l'introduzione del recall. Assolutamente vietare l'abolizione del vincolo di mandato. Ah, okay, allora ho capito male. Sul recall vorrei discutere in modo laico. Io ritengo appunto che ciascun parlamentare sia parte di un progetto, sia parte. Quindi non la vedo tanto come una questione di carattere individuale, no, per la Costituzione, in sé ho capito, no? in alcune realtà c'è il parlamentare che rappresenta la Costituzione di Cinecittà, non fa più bene l'interesse dei cittadini di Cinecittà, no? E allora lo richiamo. A me questa cosa non convince, dico la verità. Io ritengo che sia eletto sulla base di un programma che riguarda le prospettive del paese, che riguarda tutto quello che vuoi, poi ovviamente c'è un rapporto con il proprio territorio che deve essere mantenuto. Però considerare, dare questo potere alla specifica constituency che elegge il parlamentare mi sembra in contraddizione con l'articolo 67 che prevede appunto che il parlamentare rappresenta la nazione. Dopodiché se introduciamo dei meccanismi per una maggiore accountability e per una maggiore sistematicità dei rapporti sono assolutamente d'accordo. Infine chiudo perché ho già parlato troppo. Io ritengo che qualunque cosa succeda domenica e lunedì noi non possiamo fermarci. Io ritengo che l'attuale assetto o l'assetto di cui è uscito lunedì se vincesse il sì non va bene, il Senato così non va bene, cioè, il Senato deve non ci può essere questo, no? Cioè, Kant l'ha chiamato monocameralismo casuale alternato, è una definizione giusta, di questo noi siamo. Lo avevamo già prima, ma è degenerato in questa stagione di Covid. Non va bene, per quanto mi riguarda, il Senato dovrebbe essere la Camera delle autonomie territoriali, ma fatta in modo pulito, in modo preciso, con alcune funzioni, che per esempio l'elezione del Presidente della Repubblica, le modifiche costituzionali, cioè condividere funzioni legislative poteri molto circoscritti, ma essere specializzata in un'altra funzione che non è la duplicazione della funzione svolta dalla Camera. Quindi io insisto, dobbiamo aprire il capitolo o portare avanti il capitolo delle riforme istituzionali e della legge elettorale, perché così non va, qualunque cosa succeda tra i due weekend. Grazie. Ci vediamo allora per questa questione, per avere fra 10 anni. Se sono sufficienti 10, allora non si risolve mai niente di concreto. Vada in contrasto anche con il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, perché non riesco a immaginare una recall, una voto di conferma eventuale che potrebbe anche non confermare il mandato di alcuni elettori che votano la fiducia al governo, cioè si metterebbe in discussione anche il governo automaticamente, credo. Sulle commissioni, sì, no, solo una cosa, sul funzionamento delle commissioni, voglio aggiungere soltanto proprio un contributo da addetti ai lavori. Noi abbiamo 14 commissioni, molte lavorano troppo, cioè lavorano veramente tanto, come la prima e la quinta, cioè la commissione per la commissione per la costituzione, la commissione bilancio sono le commissioni filtro che sono quelle che lavorano di più. Poi dipende anche dalle legislature, in questa legislatura ha lavorato tanto anche la commissione giustizia e la commissione affari sociali, ha lavorato tantissimo. Nel primo periodo la Commissione Giustizia ha lavorato tantissimo, i primi provvedimenti che sono arrivati in aula erano tutti di giustizia.
e la Commissione Affari Sociali adesso per forza di cose con i provvedimenti dedicati all'emergenza sanitaria lavora tanto, però sostanzialmente di fatto lavorano tanto le, queste due commissioni. Ci sono altre commissioni che lavorano, che lavorano, e poi ci sono commissioni che lavorano pochissimo, come la è pure strano la lavoro, come esteri, come affari e politiche europee, attività produttive non lavora tanto attività politiche. Quindi io potrei prevedere che un commissario, non dico io che sono avvocato, mi piacerebbe partecipare alla prima e alla seconda, affari costituzionali e giustizia, dare contributo anche con la giustizia, però mi rendo conto che è un po' proibitivo. Però una persona che si vuole occupare di affari europei o di esteri potrebbe poter partecipare ad entrambe le commissioni come membro effettivo. E ad oggi il regolamento non lo consente. Un deputato può partecipare come membro effettivo soltanto a una commissione, e le altre può partecipare come eventuale sostituto di altri membri. E la stessa cosa, una persona che si vuole occupare di lavoro può benissimo occuparsi anche di attività produttive. Molti temi sono interconnessi comunque, e quindi perché non consentire questa cosa? Con la riduzione dovrà essere fatta, a meno che non si accorpano le competenze delle commissioni, quindi si diminuisce il numero di commissioni. Se non si fa questo, necessariamente i deputati, i senatori devono partecipare a più commissioni, e questo comunque secondo me non è un male, né per la funzionalità dei lavori e né per l'economia dei lavori, né per le competenze dei parlamentari, che potrebbe accrescere, in questo modo potrebbe accrescere. Allora, stavo così riflettendo un attimo, scusate anche magari la semplicità proprio della domanda che vi porrò. Facciamo per ipotesi che vincessi. Ovviamente, come si stava appunto dicendo prima, si sta elaborando sulla nuova legge elettorale, eccetera, eccetera. Mettiamo il caso, per ipotesi, che per n motivi, al fine della legislatura la legge elettorale non decolla, quindi non arriva comunque all'approvazione, eccetera, eccetera. Quale sarebbe lo scenario? C'è già una legge elettorale. C'è una legge elettorale, sì. E il Rosatellum è proporzionata sulla base di una proporzione, cioè si elimina il numero dei parlamentari. Quindi il discorso anche delle preferenze. No. Diciamo che insieme alla riduzione, subito dopo la riduzione dei parlamentari, è stata approvata una legge di adeguamento della legge elettorale vigente, cioè l'ultima con la quale si è votata, il cosiddetto Rosatellum, di adeguamento alla riduzione del numero dei parlamentari. Quindi comunque esiste attualmente una legge elettorale vigente, che ovviamente non soddisfa la maggioranza del Parlamento attuale, è insoddisfacente sotto molti punti di vista, è quella però con cui si è votato l'ultima volta, cioè credo si siano, non dico adesso, modificate i rapporti tra collegi nominali, no? Ma anche come numero dei collegi nominali sul numero complessivo. È rimasto 3 ottavi, solo che è stato trasformato in termini assoluti per perseguire l'adeguamento. Quindi è quella legge lì brutta con cui si è votato l'ultima volta, cioè con legge ognuno lei aveva la scheda con il listino bloccato sul proporzionale, con la lista del partito presenta ferma che è, con lettera croce, con quelli, e poi la scelta sul collegio nominale. Comunque entro 60 giorni comunque il governo deve disegnare i collegi. Esatto, poi c'è da disegnare i collegi. Quindi se si andasse a votare con il sì senza la legge elettorale, si andrebbe a votare con il Rosatellum come adeguato, sulla base dell'adeguamento che è stato fatto con la legge che abbiamo approvato contestualmente, che adegua la legge elettorale vigente al numero diverso di parlamentari, con dei nuovi collegi che saranno ridisegnati dal governo entro 60 giorni dalla promulgazione della legge costituzionale. Però non si andrà a votare con tutto il allora. Io ora, questa legislatura faccio parte della commissione affari esteri, già vi dico che è una di quelle che lavora meno, nel senso che non fa attività emendatizia, soprattutto per proposte di legge, bensì si occupa solo di ratifiche di trattati nazionali, anche quella è un po' la solubilità che è dei trattati in cui non ci mettiamo, noi trattati li facciamo alla Camera o al Senato quando non abbiamo altre proposte di legge da fare, sono i tappabuchi.
Infatti spesso facciamo dei trattati di ratifica di 10 anni prima. Trattato con le isole Faroe sulla doppia imposizione, cose che qui dice, ma perché stiamo perdendo tempo a fare questo? Lo potremmo fare in commissione. Il vero problema sono due problemi. Uno, i regolamenti parlamentari si potrebbero modificare a prescindere da qualsiasi riforma costituzionale, sarebbe bene farlo. La seconda cosa è che purtroppo il Parlamento, come diceva il collega Stefano, è un dialogo tra sordi. Ci parliamo per sentire la nostra voce, ma senza ascoltare quello che dicono gli altri. Lo dico io, sia quando ero opposizione facevo le barricate in Commissione di Giustizia, sia adesso che sono una maggioranza un po', come posso dire, in opposizione a una maggioranza all'interno, una maggioranza critica, diciamo così. Il problema è che parli, ma la Camera, il Senato, come se davvero ha capacità di ascolto, di elaborazione del pensiero, cosa che manca totalmente. Per me dovrebbe addirittura essere abolito quasi il parere che dà il governo sugli emendamenti, tranne quando c'è una questione di bilancio. Perché significa ogni volta che c'è un emendamento da discutere in commissione o in assemblea, c'è il parere del governo. Guarda caso, il parere del governo, il 99,99999% dei casi, anzi il parere del relatore di maggioranza è tale e quale a quello del governo. Allora questo significa che in realtà tu stai facendo il lavoro che lo fanno i ministeri, i burocrati del ministero. Io vi dico che è difficilissimo far cambiare idee ai burocrati del ministero. È lì il problema vero. Sarebbe interessante abolire il parere, almeno formale, perché poi informale viene sempre il parere, per dare un po' più di centralità all'interno del Parlamento. Ma sarebbe davvero cambiare il regolamento parlamentare, per poi non parlare del potere incredibile che ha la ragioneria generale dello Stato di dire tutto il contrario di tutto, e spesso dice anche il falso nelle proprie relazioni che vengono date come veline ai presidenti di commissione. E io ci ho combattuto, ma io vi dico che una volta ho detto a uno che mi ha volato un parere su un emendamento, ho detto guardate, voi state dichiarando il falso perché le spese sono della regione, non sono dello Stato, le ho messo per iscritto e l'hanno ritirato una volta, però bisogna metterci in impegno. Il problema vero quindi è che ormai il Parlamento come istituzione purtroppo non conta quasi più, il Parlamento non conta quasi più. Noi non abbiamo più votato il semplificazione e passava sempre la fiducia, il decreto agosto passerà con la fiducia, l'ultimo decreto sulla proroga è passata con la fiducia e adesso sta al Senato e forse sarà modificato. Noi in realtà come norma costituzionale dovremmo o abolire la posizione delle questioni di fiducia o mettere un numero massimo di opposizioni ogni anno o rivedere l'articolo sui decreti legge, perché la maggior parte dei decreti legge, se lo andiamo a studiare letteralmente, dovrebbero essere cassati tutti dalla Corte Costituzionale per varie stranità di materia, perché sono un pupurri di norme che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Questi sono dei veri problemi che però non discuteremo mai, perché purtroppo alle elite che sono all'interno dei ministeri e all'interno della ragioneria non fa poco discutere, perché a loro interessa del potere dalla loro parte. Questo e ve lo dico con rabbia a un certo punto di vista, che io poi ho detto prima sulla rappresentanza, sul Senato, sul ruolo, io che sono magari rivoluzionario, come in un certo senso lo potevano essere i socialisti e i comunisti all'epoca dei costituenti, sono per il monocameralismo, ma se ne può discutere. Il mio problema, il mio dubbio è che ho paura che in futuro, vedendo che il Senato non funzionerà come modalità di lavoro, si andrà verso un Senato delle regioni e quindi dei delegati regionali all'interno del Senato, come è il Bundesrat tedesco, che poi sono delegati delle giunte, in realtà del Bundesrat, neanche del Consiglio regionale, quindi della maggioranza che non va del rato. Io sinceramente, se non ci sono altre domande, avevo un'ultima domanda ma non la faccio, perché poi abbiamo tutto un discorso che avrebbe potuto essere la prima domanda, quella del tipo, ma la Costituzione di chi è? Dei cittadini o dei partiti? Quindi su questa magari ci salutiamo. Su questo ci vediamo in un'altra occasione. Ci invidi, vediamo. Su questo ci vediamo in un'altra occasione. Grazie a tutti, veramente, grazie.